A tutti voi il mio saluto fraterno, cordiale e l'augurio sincero di un anno di bene. Nel cuore di tutti, gli auguri si sono moltiplicati, nel cuore di tutti c'è questo desiderio che col nuovo anno le cose migliorino. Ma l'esperienza, ormai siamo tutti esperti, ci dice che non le cose miglioreranno, ma se noi miglioriamo, miglioreranno anche le cose. La pace certo che verrà, ma se l'abbiamo nel cuore, se la diffondiamo nelle famiglie, ci sarà l'amore, ma non perché cala dal cielo, ma perché il marito lo dona alla moglie, la moglie al marito, i genitori ai figli, i figli ai genitori. Cioè il bene del nuovo anno, buon anno, dipende da come noi lo viviamo. Il tempo che passa non sa né se è un nuovo anno, né se è vecchio, né se è il 31, né se è il primo. Siamo noi che riflettiamo per comprendere come vivere bene il tempo che passa, come migliorare la realtà umana, personale, familiare, sociale, nel rapporto tra i popoli in questo tempo che ci viene concesso. E il primo dell'anno, quest'anno poi è particolare, è carico di tanti significati. Sì, è anche Capodanno, ma la prima grande festa è Maria, Madre di Dio. Quindi siamo chiamati a guardare alla Madonna per vedere come vivere bene il nuovo anno. Siamo nell'anno della misericordia, siamo chiamati a guardare a Dio misericordioso per imparare da Lui come comportarci. Dal 1964, per volontà del Beato Paolo VI, celebriamo anche la giornata della pace. Come, quando verrà la pace, il Papa in un discorso molto bello, vi dirò alcune cose, ci dice purché noi non ci chiudiamo nel nostro egoismo, ma facciamo noi, i popoli, i governi, i responsabili, tutti facciamo la nostra parte. Ecco allora questa mia introduzione che non vuole togliervi la gioia di vivere bene l'anno, ma neanche illuderci che con un augurio cambia tutto se io, tu, noi, le nostre comunità si impegnano a cambiare le realtà che verranno e che saremo chiamati a vivere. È interessante, voglio cominciare con questo, poi ci mettiamo in ascolto del Vangelo, dove troviamo i modelli, gli esempi da seguire perché il tempo, l'anno sia vissuto bene, ma ogni anno, imparate la memoria, è la benedizione che Aronne, questo fratello di Mosè, sacerdote, all'inizio del loro anno, che non coincide col nostro, davano agli ebrei. Spero di ricordarmelo, sono 5 verbi. Dio vi custodisca, Dio vi benedica, rivolga su di voi il suo volto, vi conceda la pace e faccia risplendere la sua luce. Quindi il bene, la luce per vedere il bene, la forza per compiere il bene e creare un mondo di pace viene da Dio. È una brevissima benedizione, ma stupenda. E allora noi vogliamo che quest'anno sia un anno di bene, di pace, dove la luce di Dio ci guiderà come ha guidato, mettiamoci in ascolto, la Beata Vergine Maria e i pastori. Dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Ecco, il Vangelo lo conosciamo, l'abbiamo letto anche il giorno di Natale e ci viene riproposto il giorno di Capodanno. Come si può vivere bene la propria vita nel tempo che ci viene concesso? Prendendo l'esempio dalla Madonna, prendendo l'esempio dai pastori, i veri credenti di ogni tempo, ma io rifacendomi un attimo alla benedizione di Aaron che vi ho appena ricordato, guardando a Dio, e aggiungerò anche qualcosa su cosa il Papa ci propone in questa riflessione sul messaggio del primo dell'anno per la pace. La Madonna è la festa della Madonna, Madre di Dio. In questo brevissimo fotogramma, proprio un lampo che il buon San Luca ci dà sulla Madonna, ci dice: la Vergine Maria conservava dentro il suo cuore tutte le parole del Signore e le meditava. Allora, vogliamo vivere bene? Vogliamo aiutare gli altri a vivere bene? Vogliamo aiutare quelli che fanno il male a ritrovare la strada giusta? Questo è l'atteggiamento della Madonna, Madre di Dio, Madre degli uomini, segno dato a noi dal cielo, è accogliere le parole che Dio ci dice sulla vita, sulla morte, sulla fraternità, sul dolore, sull'impegno, su come si vive. La Madonna accoglieva tutte queste parole e le conservava stupendo, le custodiva nel suo cuore. È il tesoro più grande che abbiamo. Ho già detto in un'altra occasione che, a mio modo di vedere, la maledizione più grande che ho letto nella Bibbia la troviamo in Amos. Questo grande profeta dell'VIII secolo avanti Cristo, all'VIII capitolo, dice: è terribile, verrà un giorno in cui gli uomini cercheranno una parola di Dio, cercheranno qualcuno che gli parli di Dio, andranno a nord e non lo troveranno, andranno a sud e non ci sarà, andranno ad est, andranno ad ovest, ma nessuno parlerà più loro di Dio. Questo sarebbe, a mio modo di vedere, voi potete pensarlo in modo diverso, una grande, grandissima tragedia. Ecco, noi abbiamo bisogno, come la Madonna, di quelle parole, parole di vita, parole che non passano, parole eterne, parole che ci insegnano qual è la strada vera, come si vive. Lui è Dio, non siamo noi. Lui ha creato il mondo, Lui ha creato noi, Lui ha voluto la comunità, Lui sa di che cosa abbiamo bisogno. Bellissimo quando nel Padre Nostro diciamo: Padre Nostro, dammi ogni oggi tutto il pane che Tu sai, che io non so, che mi serve, che mi è necessario. Allora, come il Papa, scrivendo una bellissima prefazione in questi giorni a ragazzi tedeschi, perché hanno commentato la Bibbia, brani della Bibbia, in tedesco naturalmente, per i loro compagni, e il Papa diceva: mi volete far felice? Leggete ogni giorno la parola di Dio. Uscite con gli amici, leggete con gli amici la parola di Dio, leggetela insieme, è un fuoco che vi riscalderà. Quindi il nostro anno sarà un anno buono se, come la Beata Vergine, come il Papa invitava questi giovani, anche noi ci metteremo in ascolto, a leggere insieme e da soli, a brevi brani, meditando, pregando, mettendoci in ginocchio quelle parole di vita. È il primo grande modello che il Vangelo di questo giorno ci offre. Poi c'è il secondo grande modello, i pastori. I pastori sono, potete credermi, gli esempi, i modelli dei veri credenti. Ma cosa fanno? Bellissimo quello che ha fatto la Madonna. Fanno le stesse cose che ha fatto la Madonna. Gli angeli parlano e rivolgono loro dei messaggi, si mettono in ascolto col cuore, non solo con le orecchie, si mettono in ascolto profondo, poi si dicono l'un l'altro: ma Dio ci ha parlato, proviamo a vivere come Dio ci ha parlato.
e subito si mettono in cammino, e subito, anzi, il Vangelo è più forte, in fretta, cioè hanno la fretta di realizzare quelle parole che hanno ascoltato. Vanno a Betlemme, cioè nella chiesa dove c'è il corpo di Cristo, dove c'è il bambino, cioè dove c'è l'umanità, l'uomo Gesù, e lo trovano, lo adorano, lo ricevono nella comunione, e nel cuore scoppia per loro la misericordia, la pace, la forza, l'entusiasmo, tutto quello che un uomo possa desiderare. Tornano a casa cantando, lodando Dio. La loro vita è veramente cambiata. Sono altre persone. È stupendo. Io leggo, ne leggo tante di storie dei convertiti. Tra prima e dopo è l'inferno e il paradiso. Per esempio, questi giorni ho riletto la storia meravigliosa di Bruno Cornacchiola, un uomo impossibile che a casa faceva piangere, menava la moglie, menava i figli, spezzava i crocifissi, li calpestava, ha ucciso dei cristiani in Spagna, voleva uccidere Pio X secondo. Un giorno la Madonna gli appare, 1947, 12 aprile, si converte. È un uomo di Dio, un uomo affettuoso, i figli lo amano, la moglie rinasce, va in tutto il mondo a parlare di Dio. Ecco, quanto tu segui altre parole, il tuo egoismo, non hai la gioia, non hai la pace, sei nell'inferno e metti la gente nell'inferno, ma quando hai nel cuore la pace e Dio, tu dai il paradiso a tutti, e tornano a casa e a tutti parlano, a tutti raccontano com'è cambiata la loro vita. Ecco, anche i pastori, i veri credenti, le comunità, noi comunità cristiane, dobbiamo metterci in ascolto di quello che Dio ci dice, che il Papa poi ce lo sbriciola così facilmente e tutti lo capiamo. Questo ci dice Dio, questo dobbiamo fare, questo dobbiamo vivere, questo dobbiamo dire agli altri. Ma mi piace aggiungere anche, guardiamo a Dio. Oggi il Papa fa un discorso sulla pace che è un incanto. Due volte me lo sono letto e riletto, e dice: non, Dio non è indifferente, Dio si preoccupa dell'uomo, e cita la visione di Dio a Mosè, dove anche lì troviamo 5-6 verbi. Dio dice: ho udito il lamento, le grida, ho udito la sofferenza e il pianto del mio popolo, ho visto, ecco, Dio non è lontano, Dio si cala nella realtà umana, ho visto quanto soffre, ho visto in che situazione si trovano, ho avuto compassione e sono sceso per liberarlo e mando te. Ecco, allora il Papa dice: la pace è certo che è dono di Dio, ma è anche opera nostra. Guai all'indifferenza delle persone, ci siamo abituati a tutti. Parla di un'indifferenza globalizzata, di un'indifferenza delle istituzioni. Chi muore muore, chi campa campa. Un missionario che è stato 3 mesi, è stato liberato in questi giorni, prigioniero dell'ISIS, quindi poteva anche morire, dice: io non credo che verrà, lo dice lui, è terribile, io non credo che finirà presto questa tragedia, perché i governi non hanno volontà, lo dice lui, non hanno volontà di realizzarlo, ci vorrà ancora tempo. Questa indifferenza, questo interesse, e il Papa chiede ai governi, sarebbe bello dire tutto il messaggio, ma 3 gesti concreti. Primo, contro la condanna, i carcerati, addolcite la situazione dei carcerati, se è possibile fate un'amnistia e basta alla pena di morte, togliete la pena di morte, quando sappiamo che in Arabia Saudita e in Iraq, in Iran, sono aumentate le esecuzioni capitali, no? Basta alla pena di morte. Per i profughi, per gli immigrati, dice, non bastano piccoli gesti, grazie, grazie di questi piccoli gesti, ma ci vogliono leggi nuove, politiche diverse, un incontro internazionale, un'intesa che impedisca questa sofferenza che non ha fine. 700 bambini morti in fondo al mare, migliaia che non hanno case, che vengono perseguitati, e poi per i malati, per i sofferenti, veramente mettersi insieme per alleviare il loro dolore, e parla addirittura di una politica internazionale che dia a tutti, bellissimo, pane, casa e lavoro. Grazie Santità di quello che ci hai detto. Allora, l'ho fatta lunga anche stavolta, forse è un anno nuovo, ma io non cambio mai, sono quello che parla tanto, ma vorrei trasmettervi questa mia convinzione.
Posso stare in piedi o posso stare a letto, non è quello che mi dà un anno nuovo. Posso mangiare o anche digiunare, ma l'anno nuovo sarà se dentro il mio cuore ci sarà una volontà di bene, come la Madonna ascoltando la parola di Dio viveva, come i pastori ascoltando la stessa parola hanno vissuto, e quella parola ti insegna il modo di vivere, di agire, di amare di Dio. E come il Papa, grazie di nuovo, santità, auguri a te, Dio ti conservi a lungo in mezzo a noi, ci ha ricordato nel messaggio della pace. La pace e il bene sono possibili, dipendono da Dio, ma dipendono anche da noi. Buon anno di cuore a tutti voi.